Nella seconda trasferta consecutiva la formazione Cremisi riesce a portare a casa tre punti importanti e contestualmente al pareggio interno del Porto Sant'Elpidio riesce ad allungare a 5 punti di differenza in classifica tra la prima e la seconda tra Tolentino e Porto Sant'Elpidio nel campionato regionale d'eccellenza per quanto riguarda la stagione 2018-2019. Contro la formazione del Serviano Lorese, un primo tempo abbastanza scialbo in cui sostanzialmente c'è stata un'opportunità per entrambe le formazioni nel primo tempo, al quindicesimo una doppia conclusione prima di Galli che è stata respinta dal numero 5 Cremisi Tortelli sulla riga, poi la conclusione di Palombizio è terminata sul fondo. La risposta del Tolentino al 18esimo, 3 minuti più tardi, angolo di Domenico Antonio, testa di Tortelli e il pallone che finisce al lato. Nel secondo tempo invece il Tolentino entra in campo in maniera più determinata e la formazione Cremisi riesce a trovare il gol della vittoria al 18esimo con Di Domenico Antonio che ha battuto un calcio di punizione, una pennellata per la testa di Emanuele Strano e il pallone si è insaccato nel sacco. Un gol pesantissimo che permette quindi poi al Tolentino di poter controllare agevolmente il resto della partita senza sussulti particolari e praticamente riesce a portare a casa tre punti molto ma molto importanti per la classifica in attesa anche dello scontro diretto di domenica prossima al della Vittoria contro il Porto Sant'Elpidio. Allora, mister Mosconi, una battaglia dura quella del Tolentino che riesce a portare a casa tre punti nella trasferta seconda consecutiva, questa volta in casa della Serviano Lorese. Sì, partita difficile, ci hanno avuto una grossa occasione loro il primo tempo, anche noi ci avevamo un'occasione. Era una partita altro rischio perché loro, una squadra la più esperta del campionato, in casa non hanno perso mai su questo campo, hanno perso in campo neutro. Sono contento, orgoglioso, però noi continuiamo il percorso di crescita. Va bene, secondo tempo non abbiamo rischiato nulla, stiamo diventando squadra e vincente sul momento giusto, però non abbiamo fatto niente. Niente alzare testa, niente entusiasmo, niente voli pindarici, a stare sul pezzo, lavorare partita dopo partita e basta. Adesso pensiamo a Porto Sant'Elpidio, ma non per la classifica, perché è un avversario. Il primo tempo secondo me noi abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo avuto due situazioni importanti per poter far gol e abbiamo rischiato nulla, questo è quello che ho visto io il primo tempo. Il secondo tempo ci siamo abbassati un pochettino, abbiamo subito troppi calci di punizione contro, abbiamo una solita disattenzione su una palla inattiva e poi niente, è difficile poi rimontare la partita, questo è quello che ho visto io.